Tra gli ospiti di Silvia Toffanina Verissimo, durante la puntata di oggi domenica 3 novembre, c'è anche Orietta Berti con i figli Omar e Otis. Si inizia proprio da loro. La mamma ha lavoro? Seguirla è difficile perché lei non sta ferma un attimo, ha un'energia pazzesca, afferma il figlio Omar che adesso la aiuta sul lavoro. Come mamma ci ha sempre dato affetto, dice invece Otis. Ogni tanto ha molta apprensione perché, anche se cresciuti, per lei siamo sempre piccoli. Orietta Berti allora spiega: sono molto orgogliosa della mia famiglia, a volte non ci credo neanche. Per noi è come una favola. Il prossimo anno con Osvaldo saranno 60 anni insieme. Ci siamo sposati subito perché la mamma voleva che lo sposassi prima di partire in tournée con Claudio Villa. Mio figlio Omar non arrivava, dopo tanti tentativi ce l'abbiamo fatta. Il toccante ricordo della nipote, a un certo punto, per parlare dei figli piccoli, Silvia Toffanin manda in onda un filmato di tanti anni fa. Rientrati in studio sia Orietta che il figlio Omar sono in lacrime. La conduttrice pensa che si siano commossi ricordando i bei tempi, ma il motivo è un altro. La cantante lo spiega chiaramente. C'era la mia nipotina che se n'è andata 20 anni. Si è ammalata a 17 anni, vederla lì. L'abbiamo cresciuta noi in casa. Oh mamma, non lo sapevo. Mi spiace Orietta, non ti ho mai vista piangere. Le parole di Toffanin visibilmente colpita dal racconto. Di nuovo Orietta, in lacrime, per noi è sempre presente. La vita è così. Gioie ma anche dolori. Allora la conduttrice si alza e va ad abbracciarla e a darle un bacio sulla guancia. Poi domanda: come hai fatto ad andare avanti? Orietta quindi replica: più che altro i suoi genitori. Un trauma per tutta la vita. Questo dolore lo avranno sempre. Quindi l'intervista è andata avanti, parlando dell'Orietta nel pubblico ma anche nel privato e, soprattutto, tornando a sorridere.